da tanto tempo. E io ho vinto il campionato a Novara e ho la possibilità di stare in B. Poi ho fatto alcune valutazioni, c'era ancora la possibilità di restare in B, ma l'interesse ha dimostrato Lecce, comunque l'importanza che mi hanno dato mi ha spinto a venire qui, nonostante comunque avessi ancora queste possibilità. Comunque ho dato la parola che se riscendevo in Lega Pro sarei venuto sicuramente qui a Lecce, che è al massimo, rappresenta il massimo della Lega Pro in questo momento. Da avversario invece non l'hai incontrato te? Io l'ho incontrato quando giocavo a Grosseto in B, sì. Come? Quando giocavo a Grosseto in Serie B, sì. Gli anni, ricordo, c'era il mio amico Daniele Cordia in attacco, quindi parliamo di 5 anni fa buoni. Venuto a Lecce Sì, sono a Lecce, poi ho, qui a Lecce ho un bellissimo ricordo perché ho vinto il campionato primavera con la Roma, qui in questo stadio contro l'Atalanta. l'avversario? Sì. Bene. Quindi comunque un bellissimo ricordo, è stato un piacere tornare. A Lecce, poi, Sì. senta, quanto hanno influito nella sua scelta di scambi con Pavini? Con Pavini. Ecco, siamo amici dai tempi quando giocavamo dai giovanili a Tor di Quinto a Roma, poi siamo rincontrati a Grosseto a giocare insieme e vabbè, negli anni siamo sempre sentiti e rimane sempre questo rapporto d'amicizia. Adesso ci siamo rincontrati dopo tanti anni e sembra che non è passato un giorno, proprio, cioè, abbiamo un rapporto importante, sicuramente con lui ci sentivamo, gli comunicavo com'è la situazione, gli aggiornamenti, quindi lui comunque. Molto contento che sono venuto qua e anche lui ha avuto un ruolo importante. Sceso di categoria, ma abbiamo preparato quasi tutto con poco, abbiamo già fatto la Serie B, insomma, una competizione che si preannuncia importante, abbiamo preparato che si preannuncia solido. Sì, ma non solo qua in difesa, penso dappertutto c'è gente che già ha giocato campionati importanti e penso per vincere i campionati e per vincere i campionati e comunque fare un campionato protagonista è indispensabile che ci sia concorrenza e ci sia giocatori di alto livello. Anche a Novara l'altro anno eravamo molti giocatori che già hanno disputato campionati importanti, quindi penso che sia giusto avere una rosa così competitiva. Quello che lei ha parlato del vecchio, già il nome forse. Senti, adesso l'ho fatto da passato. Volevo dire una cosa. Abbiamo un livello di giocatori, come dirà oggi il collega Marco Enrico nel suo articolo, che hanno militato moltissimi in Serie A, a molti altri in Serie B, pochi in Lega Pro. Lei, tu conosci, ha sentito dire questo campionato di Serie C, di fuoco, qui spesso i valori tecnici o i curricula finiscono per essere schiacciati, superati o contrastati da un agonismo, spesso anche da scorrettezze. Sì, io penso che prima del livello tecnico arriva proprio il livello caratteriale delle squadre. Noi sono passato l'altro anno a Novara, abbiamo vinto il campionato, ma avevamo una formazione composta, come dicevo prima, da gente importante, giocatori importanti per la categoria. All'inizio comunque avevamo fatto fatica perché non riuscivamo a calarci nella mentalità della Lega Pro, perché comunque sì, è importante il valore tecnico della squadra, ma prima di tutto. Se non hai quell'aggressività giusta, quella cattiveria giusta, in Lega Pro puoi fare fatica con tutte le squadre. Ci siamo detti che pronto, se dobbiamo fare una scelta tecnica, andare in campo. Svolto tutta la preparazione a Novara, l'unica cosa che mi è mancata nelle ultime 2 settimane, 3 settimane è stata la palla, diciamo. Ho fatto partite, partite allenamento, ma partite, diciamo, 90 minuti non l'ho fatte, ma non solo io, la maggior parte, eravamo tanti, quindi quelli che eravamo in uscita abbiamo dovuto sopportare un po' questo, però fisicamente sto abbastanza bene perché la preparazione l'ho svolta completamente. Il girone meridionale l'hai fatto mai, hai giocato mai questo girone in Lega Pro? No, mai. Io il primo anno di Lega Pro l'ho fatto l'altro anno, ho fatto il girone, no, questo non mai. L'ho seguito sempre, ma mai giocato. Parte Papino, c'è qualcun altro che invece in questo gruppo? Sì, vabbè, ho giocato con Giuseppe Abruzzese, sempre a Grosseto, con Ciccio Cosenza a Reggio. Poi
poi vabbè, conoscevo Dennis Curiale perché avevamo giocato insieme nelle giovanili nell'Under 20 nazionale, e poi negli anni, visto che siamo coetanei, ci siamo incontrati qualche volta contro. Quindi del gruppo in questi primi giorni che ti hai riservato, è un gruppo molto compatto, no? E c'è cioè, questa è l'impressione. Sì, io sono arrivato ieri, ho fatto il mio primo allenamento, mi sono sentito veramente come se fossero già più di un giorno che stavo dentro lo spogliatoio, ho fatto una bellissima impressione e penso che questo sia già una partenza importante. Asta invece l'hai potuto conoscere come avversario l'anno scorso, no? Questo testa a testa con il Bassano, che idea ti sei fatta della sua squadra? Da lui la squadra l'altro anno Bassano giocava molto bene, tra tutte le squadre del girone era forse insieme a noi quella che esprimeva il miglior calcio e comunque anche elementi di qualità. Penso sia una sua caratteristica proprio, ecco, far giocare bene le squadre, mettere bene in campo. L'altro anno Bassano ha dato filo da torcere sia a noi ma a tutti. Direi che c'è molto entusiasmo anche perché lei prende oltre 6.000 abbonamenti, ma c'è oltre il corrente, no? Questa è una cosa che vi fa, immagino, piacere, ma anche da vedere anche una responsabilità, cioè questo aspetto qui, questa attesa, no? Beh, sicuramente è una responsabilità perché sappiamo che ci sta molta attesa e la gente si aspetta tanto da noi. E può essere, però questo è un vantaggio perché se partiamo col piede giusto comunque questo entusiasmo può solo che crescere e comunque venire a giocare a Lecce per squadre avversarie può essere veramente difficile. Chi non va a crescere? Chi è rimasto? No, in Lega Pro non c'è sta numerazione. No, in Lega Pro non c'è.